Cari amici, un forte abbraccio e un saluto, ma soprattutto un augurio. Nasce una fondazione, la Fondazione Italia Digitale. Saluto il presidente Francesco Di Costanzo e soprattutto nasce quello che è un modo di interpretare la rivoluzione digitale nel senso più popolare possibile. Il titolo del vostro evento è già un manifesto. Noi viviamo una grande trasformazione dell'Italia, dell'Europa e ovviamente di tutto il mondo. E le connessioni digitali cambieranno il modo di vivere, di produrre, di lavorare, di stare insieme. È una grande sfida che deve essere vissuta però includendo e anche elevando il tema della cittadinanza, su nuove sfide, nuovi orizzonti e anche nuovi rischi, perché no? Il mio augurio è che lavoreremo insieme perché il rapporto tra istituzioni, associazioni, società civile, pubblica opinione deve arricchirsi di conoscenza e anche di scelte che prenderemo nei prossimi mesi. L'Europa con il compasso digitale, con la nuova architettura dei regolamenti che stiamo negoziando, cambierà volto, si alzerà anche il livello di capacità a livello del nostro continente su quelle che sono le regole, ma soprattutto gli investimenti in un'economia digitale sempre più resiliente. È lo sforzo che faremo anche col PNRR, con il Next Generation, che in tutta Europa, come in Italia, destina più del 20% delle risorse proprio a far sì che le imprese, che la scuola, che il mondo del sapere, il mondo della conoscenza, ma anche il mondo della produzione si doti di competenza, di qualità e anche di strumenti di nuova generazione. Insomma, è una sfida, come dite voi, digitale e popolare. È una sfida che va vissuta in un periodo di grandi trasformazioni, come dicevo, anche di rischi. Non a caso la cyber security è uno dei più importanti elementi di innovazione che il governo Draghi ha presentato proprio nei mesi scorsi e su cui la nostra pubblica amministrazione cambierà volto nei prossimi mesi e su cui anche tutti i soggetti privati saranno assolutamente dentro un percorso comune. Come dicevo, nuove regole europee, fondi del Next Generation e una nuova architettura pubblica in Italia segna un passaggio di fase di un paese che, come sapete, nelle classifiche europee era ancora troppo in basso per capacità e crescita digitale. Un augurio alla Fondazione, un augurio per lavorare insieme, per rivederci prontamente e soprattutto un augurio a una missione che è quella di rialzare il paese dalle sofferenze della SARS-CoV-19 e di proiettarlo in un futuro di crescita che sia inclusivo, forte, resiliente e dia la possibilità a tanti giovani di fare nuove esperienze per il bene del nostro paese.